Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dello stabilimento Yokohama di Ortona che è a rischio chiusura e con esso a rischio anche il futuro di 84 lavoratori e delle rispettive famiglie che insieme ai sindacati vogliono risposte certe e contestano una decisione improvvisa da parte dell'azienda. È un'avvertenza calda quella della Yokohama di Ortona, 84 lavoratori rischiano il posto dopo la decisione della proprietà giapponese di chiudere il sito in provincia di Chieti. Lunedì tavolo in regione, preoccupazione tra i lavoratori ed i sindacati. È stata una decisione fulminea, anomala anche come forma, come ci è stata comunicata, come lei ha detto. Infatti lunedì alle 14 tramite una videoconferenza con Confindustria ci hanno presentato un avvocato dove ci ha comunicato la volontà della casa giapponese di mettere in liquidità tutti i lavoratori. La decisione assurda, il compito nostro chiaramente sarà quello di avviare un iter sindacale, non solo sindacale, anche con le istituzioni per portare anche la proprietà a un tavolo per farla recedere da questa decisione e vedere tutte le opportunità che si possono presentare per riqualificare il sito di Ortona. Ci sentiamo presi ancora di più per i fondelli perché dopo lunedì praticamente alle 14 con un mero comunicato di 5 minuti un avvocato di Ernst & Young, che poi dobbiamo anche qui, è tutta in salita questa trattativa, dobbiamo capire quali sono gli interlocutori perché oramai siamo presi anche qui dalla globalizzazione. Una ditta giapponese che si fa difendere da Ernst & Young, che è un gruppo inglese, da un avvocato italiano, quindi è tutto in salita. Lunedì in regione andremo a vedere come iniziare questo percorso affinché l'azienda possa tornare sui suoi passi. Spero e credo vivamente che questo tavolo non sia l'ennesimo tavolo di discussione di prassi per arrivare al Ministero e poi non risolvere nulla. Io credo che la politica debba attenzionarsi sulle modalità che oggi le multinazionali stanno facendo. La settimana scorsa in assemblea abbiamo accennato anche di avere, oltre al piano del risultato, un piano industriale che ci potesse verificare come l'azienda volesse, diciamo, permeare qua in Ortona. E invece per l'ennesima volta vediamo che le aziende, le multinazionali, i giapponesi, come stanno facendo già con altre società come Nissan, come Toyota, che stanno riportando, internalizzando alle proprie case, ma in estate in Giappone, stanno facendo la stessa cosa. Io spero che la cittadinanza ortonese e tutta abruzzese non cada nel tranello che questo è un problema legato al Covid, che è legata a una strategia mancanza di mercato. Sì, c'è un problema di mercato, è vero che in questo momento stavano in cassa integrazione, ma un po' di commesse ci stavano, però dipende qual è la strategia. Ortona era stata scelta come fulcro, come hub dell'Europa e Nord Africa, quindi se come hanno dichiarato in 5 minuti che la motivazione perché non c'è mercato e quindi su 3 stabilimenti se ne chiude uno. Anche geograficamente lo troviamo paradossale che tengono aperte 2 geograficamente più vicine e lasciano scoperto tutto il campo europeo. Questa cosa ci è calata, come insomma, tutti sanno, all'improvviso, si stava parlando di altro, invece all'improvviso è uscito questo problema. C'è una strategia nel mondo asiatico, soprattutto in quello, nel mondo industriale giapponese, quello nell'automotive di restringere, di chiudere i mercati fuori dal loro continente. È una strategia che ci preoccupa perché abbiamo altre aziende sul nostro territorio, però è una strategia insomma, difficile su cui misurarci. Chiaramente lunedì facciamo un incontro, la regione metterà a disposizione tutto ciò che può mettere a disposizione, bisogna capire fino a che punto la decisione è definitiva o meno. Nessun taglio di personale e lavoro per recuperare le commesse bloccate durante l'emergenza sanitaria. La Health Foundry di Avezzano continua a trattare con Regione e RSU nonostante alcune divergenze. Questa mattina incontro proprio in Regione a Pescara con l'assessore alle attività produttive che abbiamo appena ascoltato su altro argomento, Mauro Febbo. Stiamo lavorando per
dare un futuro a questa fabbrica e che merita molto di più, e per un territorio che è una fabbrica che è abbastanza importante per il territorio, quindi stiamo lavorando per consolidarci sul territorio. Ci sono parziali rassicurazioni almeno sul futuro a breve termine della El Foundry di Avezzano. Nell'incontro di questa mattina con l'assessore regionale Mauro Febbo, l'amministratore delegato dell'azienda di semiconduttori Marcello D'Antiochia ha illustrato il piano che al momento non prevede esuberi e che punta a recuperare la mancata produzione dei mesi di lockdown in modo da evadere gli ordini che sono in attesa. Noi avevamo degli ordini prima del pre-Covid, avevamo degli ordini in mano, e quello che è successo è che col Covid-19 abbiamo dovuto rallentare. Sapete tutti insomma, che l'Italia è stato il primo paese a fare il lockdown, quindi quello che è successo col Covid-19, abbiamo un ritardo degli ordini significativo, però per il momento noi di nuovo il nostro focus è recuperare quel ritardo che abbiamo avuto col Covid. Poi purtroppo abbiamo avuto anche un problema inizio di questo mese con la mancanza di energia elettrica, e quindi che ha creato un ulteriore ritardo. Adesso ci stiamo riprendendo. Sembra però che il futuro a medio e lungo termine dell'azienda sia ancora in bilico. Restano infatti le divergenze di vedute fra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla riorganizzazione del lavoro che i nuovi proprietari cinesi della Wuxi vogliono mettere in atto nello stabilimento marsicano ex Micron. D'Antiochia però si dice convinto che le fratture possano essere ricomposte. La nostra situazione è abbastanza solida, siamo abbastanza confidenti che riusciremo a, diciamo, ad avere, passare le divergenze che abbiamo con le organizzazioni sindacali, ne sono più convinto. E adesso parliamo dei numeri dell'emergenza sanitaria in Abruzzo. 4 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi nella nostra regione. Non ci sono nuovi decessi, mentre resta solo uno il paziente ricoverato in terapia intensiva. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi di positività al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. Con questo ulteriore incremento il totale nella nostra regione sale a 3.377. Non aumentano né i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, che restano 14, né quelli in terapia intensiva 1. Mentre gli altri 91, meno 3 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi i 472 pazienti deceduti, anche questo numero invariato rispetto a ieri. 2.799 sono i dimessi e guariti, più 7 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 2.775 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 106, con una diminuzione di 3 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 127.417 test. Del totale dei casi positivi, 257 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 841 in provincia di Chieti, 1.614 in provincia di Pescara, 638 in provincia di Teramo e 27 fuori regione. E a Moscufo, in provincia di Pescara, monitorata la situazione del centro di accoglienza straordinario di via Cristoforo Colombo, dove da una settimana non si hanno più notizie di 6 dei 10 migranti arrivati dalla Tunisia. Le parole del sindaco Claudio De Collibus. E ancora preoccupazione in Abruzzo per quanto riguarda l'arrivo negli ultimi giorni di nuovi migranti dai paesi africani. Ai problemi già noti sul territorio comunale di Pettorano sul Gizio, in provincia di L'Aquila, nuove segnalazioni giungono dal centro di accoglienza straordinario di Viale Cristoforo Colombo a Moscufo, dove a differenza dei centri permanenti per i rimpatri, i cosiddetti CPR, per gli ospiti sono previste solo forme di vigilanza e controllo, senza procedure di costrizione. Nel CAS del piccolo paese in provincia di Pescara, il 22 luglio scorso sono arrivati
arrivati 10 dei quasi 2.500 migranti sbarcati dal 20 al 26 luglio sulle coste italiane. Di queste 10 persone, tutte di nazionalità tunisina, 4 si trovano in quarantena obbligatoria fino alla serata del 30 luglio, mentre 6 di loro hanno fatto perdere le tracce già nella nottata del loro arrivo a Moscufo. Per questo il sindaco Claudio De Colibus è in costante contatto con ASL e prefettura per mantenere la sicurezza sul territorio comunale. Niente, siamo abbastanza tranquilli in quanto io mi sento tutti i giorni o con la prefettura o con la ASL per cercare di monitorare il più possibile. Attualmente abbiamo solo 4 ragazzi in osservazione che scade il 30 luglio, tra 2 giorni, e non ci stanno problemi. Abbiamo fatto tutto ciò che era dovuto al comune per quanto riguarda la raccolta dell'indifferenziato a parte, che è anche un costo per il comune, però lo stiamo facendo ogni volta. Però pare che la situazione qua da noi è abbastanza tranquilla e spero che rimanga così. Io una cosa vi posso dire, che faccio il possibile per tenere tutto sotto controllo fino a quando ci riesco. Noi dall'inizio ci siamo opposti, però purtroppo non è stato possibile fare diversamente in quanto la prefettura ce l'ha messo come obbligo e tutti dovevamo prenderci una quota. Io ho saputo qualcosa in merito, entro la prossima settimana, massimo 2 settimane, molto probabilmente sarà accorpato al CAS di Penne. Mi auguro per me che posso risolvere una situazione del genere per avere un po' più di tranquillità, perché sono sempre situazioni che purtroppo nei paesi si parla e ogni minima cosa si attacca sempre il sindaco. Spero di risolverlo prima possibile. Parliamo di viabilità adesso, perché durante il question time alla Camera dei Deputati la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha aperto la possibilità di realizzare la terza corsia anche sul tratto abruzzese della 14. Domani intanto dovrebbe finalmente sbloccarsi la situazione traffico che ha paralizzato la SS16. La terza corsia della A14 non si interromperà più nelle Marche, ma arriverà anche in Abruzzo, lo ha detto la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli, rispondendo durante il question time alla Camera a una sollecitazione del deputato abruzzese d'Italia Viva Camillo D'Alessandro. Il governatore Marco Marsilio rivendica di essere stato il primo a lanciare l'idea. Adesso l'Abruzzo non può più aspettare, ha detto il presidente della regione. Occorrerà ora superare le riserve di autostrade per l'Italia, secondo cui la terza corsia in Abruzzo non sarebbe necessaria. Ad ogni modo, trattandosi di un intervento straordinario, la realizzazione della terza corsia dovrebbe essere finanziata dalle casse pubbliche e potrebbe rappresentare la svolta per la viabilità lungo la dorsale adriatica. Intanto oggi un'altra giornata di code chilometriche di auto e tir lungo la SS16 a seguito della circolazione ridotta sull'autostrada. Domani però la situazione dovrebbe finalmente sbloccarsi. Secondo il cronoprogramma di ASPI, domani termineranno tutti i lavori di manutenzione e riprenderà la circolazione a 2 corsie su ognuno dei viadotti interessati. Chi abita tra Pineto e Città Sant'Angelo così tira un sospiro di sollievo, intravedendo la fine dell'insostenibile emergenza traffico che si protrae da dicembre 2019. L'auspicio è che possa sbloccarsi questa situazione che oramai da troppo tempo sta minando la tranquillità della vita che contraddistingueva Città Sant'Angelo, soprattutto nella zona valle, dove è una zona altamente urbanizzata e vi è un asse viario unico, la statale 16, che oggi viene oberata dal passaggio dei mezzi pesanti che realmente minano la vivibilità della nostra comunità. Abbiamo sofferto, siamo stati collaborativi e anche pazienti, ma oggi dobbiamo trovare una soluzione affinché queste cose non si prolunghino, perché realmente la situazione è divenuta invivibile. E adesso avete intenzione di chiedere danni? In questo momento non credo che vi siano le condizioni per poterlo fare, ma se si dovesse ripresentare la situazione stessa, siamo pronti a scendere insieme ai cittadini per chiedere i danni a chi è responsabile di tutto questo. Il consigliere regionale capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci critica le scelte della Giunta in tema di sanità e denuncia 140.000 prestazioni ancora in lista d'attesa, ma nel frattempo aumenta di 2,7 milioni di euro il costo dei manager ASL. Da un lato aumentano gli stipendi ai direttori, al management, ai direttori generali, amministrativi e sanitari, introducendo altre figure dirigenziali, un aumento per 2,7
7 milioni di euro. E gli unici risultati che hanno ottenuto con questo aumento di stipendi sono una lista di attesa interminabile, paurosamente aumentata in questi ultimi mesi e che è arrivata a toccare quota 140.000 prestazioni ambulatoriali di arretrato ed oltre 14.000 prestazioni chirurgiche dentro gli ospedali in attesa, ovvero migliaia e migliaia di cittadini attendono che riparta l'attività sanitaria in questa regione, l'attività professionale dei medici. E cosa fa il presidente Romano Marsiglio e la sua giunta? Aumentano gli stipendi, i compensi, i premi ai direttori, al management. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport, di calcio e ovviamente partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Ieri hanno svolto lavoro differenziato, ma questa mattina hanno regolarmente sostenuto la rifinitura. Memusciai e Pucciarelli sono regolarmente a disposizione per la decisiva partita di domani sera a Verona contro il Chievo. Direzione di gara affidata a Sacchi di Macerata. Intanto il collegio di garanzia del CONI ha fissato al 6 agosto la discussione del ricorso del Trapani, una data che lascerebbe pendente qualsiasi discorso anche sul Pescara in caso di mancata vittoria al Bentegodi. Meno uno ad una gara che vale un'intera stagione. Chievo-Pescara di domani sera al Bentegodi sarà una finale. Vincere per salvarsi senza vedere gli altri risultati e per far calare il sipario su una stagione che col trascorrere delle giornate e al netto del lockdown si è fatta sempre più complessa fino a diventare la peggiore dell'era Sebastiani. Manuel Pucciarelli sarà a disposizione e questa è la notizia principale che arriva dalla rifinitura sostenuta questa mattina al Poggio. Il dubbio di Sottile è se farlo partire dal primo minuto o portarlo inizialmente in panchina, soluzione questa che sembra la più probabile, visto lo stato di forma non eccelso del principale ex di questa gara, Pucciarelli, tuttora è di proprietà del Chievo. La sua utilità potrà essere maggiore a partita in corso, come è accaduto contro il Livorno. Tornerà Galano, che comporrà il tridente con Maniero e Clemenza. Sta bene Memusciai, che dopo il differenziato di ieri ha smaltito una contrattura ed oggi si è regolarmente allenato. Sottile orientato verso il centrocampo a tre, con Palmiero affiancato da Memusciai e uno tra Castanos e Busellato col cipriota favorito. In difesa, stagione finita per Balzano a causa dello schieramento al flessore della gamba sinistra. Sottil si affiderà all'esperienza di Del Grosso, favorito su Masciangelo e Crecco. Zappa a destra, Bettella e Drudi al centro. Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti medita di fare un altro brutto scherzetto al Pescara dopo l'eliminazione nella semifinale playoff dello scorso anno da allenatore dell'Hellas. Due le assenze, Vaisanen e Giaccherini. 4-3-3 per i clivensi con Schemper tra i pali. Linea di difesa Dickman, Leverbe, Rigione e Renzetti. In mediana ballottaggio Obi Esposito per il ruolo di metodista, mezziali Segre e Garritano. Davanti Seter e Vignato a supporto di Giorgevic. Direzione di gara affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata, con cui il Pescara ha ottimi numeri, 7 direzioni di gara e ben 5 vittorie, compreso l'unico arbitraggio stagionale a Udine con il Pordenone. Vittoria 0-2 al debutto di Le Grottaglie. Nel computo anche un pareggio e una sconfitta. Chievo invece mai vincente in 4 direzioni, di cui 3 in questa stagione con Sacchi, 2 i pareggi, 2 le sconfitte. Circa i precedenti alle Bentegodi, il Pescara ha vinto 2 volte in casa del Chievo, ma l'ultima è nel 2000, 0-2 con doppietta di Palmieri, 4 i pareggi, ma anche qui l'ultimo è nel 2000. Gli ultimi 2 più recenti precedenti sono stati in Serie A, con il Chievo sempre vincente per 2-0, nel 2012 con Luciano e l'ex Stojan e nel 2017 con Birsa e Castro. Per il Pescara si tratta di dover fare una impresa per salvarsi, vincere al Bentegodi sarà complesso, in caso di parità bisognerà verificare gli altri risultati e la salvezza sarà realtà in caso di sconfitta del Perugia o in caso di pareggio della squadra di Oddo, ma con contestuale vittoria del Cosenza. La classifica avulsa premierebbe il Pescara, stessa cosa in caso di KO interno dell'Ascoli ed eventuale classifica avulsa a 4. Su qualsiasi verdetto pende però il ricorso al CONI del Trapani, il collegio di garanzia ha fissato l'udienza al prossimo 6 agosto, il giorno prima dell'andata dei play-out. Per il Pescara l'ipotesi peggiore in questo momento è quella di disputare i play-out, ma una eventuale, per quanto difficile, restituzione dei punti al club siciliano potrebbe rimescolare discorsi ed il Pescara rischierebbe fino alla retrocessione diretta in caso di KO al Bentegodi. Solo una vittoria domani metterebbe tutto a posto e blinderebbe il discorso salvezza. Restiamo in casa Pescara perché il tecnico Andrea Sottil nella conferenza prepartita non ci ha girato intorno. Il match di domani sera è fondamentale per la piazza
e mette in gioco il futuro per calciatori e società. Lo ascoltiamo. Però è chiaro che questa non è una partita, questa è la partita, ma non è per un modo di dire, è la realtà dei fatti, è la finalissima per noi. Vale un'intera città, il mantenimento della categoria, il futuro della società, il futuro nostro professionistico, tutto quello che è il Pescara Calcio, compreso tifosi, chiaramente l'ho detto per primo, la piazza, tutto, la storia. Quindi domani chi va in campo, è chiaro che io devo come sempre fare delle valutazioni in maniera molto lucida e distaccato, cercare di mandare in campo una squadra che stia dei ragazzi che stiano bene, che possano essere efficaci nelle due fasi. E poi ci sono sempre 5 cambi, ma è chiaro che oggi, come si dice, coltello tra i denti veramente, e si va all'assalto di questa partita, perché comunque, ripeto, è la partita fondamentale e importante, insomma. Ma noi non dobbiamo guardare gli altri campi, questo sarebbe sbagliato. Poi noi abbiamo preparato la partita, dobbiamo farla i 90 minuti più recupero, consapevoli che dobbiamo essere molto intensi, aggredire quando c'è da aggredire, palleggiare quando c'è da palleggiare. È una partita da tante sfaccettature, perché tatticamente bisogna essere intelligenti, equilibrati nelle due fasi, e colpire nei loro lati deboli, e sicuramente arginare, essere molto attenti per limitare molto i loro punti di forza, insomma. Questa è un po'. Ci sono tante sfaccettature da leggere in questa partita, oltre al carico, diciamo, come parlavamo giustamente prima, dicevi tu, del carico emotivo, che non lo sottovaluterei, anzi, è assolutamente una componente molto molto importante. E dalla parte gialloblu non potrà fare sconti il Chievo Verona domani sera al Bentegodi, perché, come afferma il tecnico dei clivenzi Alfredo Aglietti, solo con un successo i gialloblu avrebbero la certezza di qualificarsi ai playoff per un posto in Serie A. Vogliamo proseguire la stagione, nel senso che è una partita molto difficile, lo sappiamo benissimo, insomma, Pescara ha bisogno di punti per cercare di non rimanere invischiato nei play-out e forse anche qualcosa di peggio, e noi d'altra parte stiamo bene, solo la vittoria ci garantirebbe di entrare matematicamente nei play-off, con un pari bisognerebbe aspettare il risultato delle altre, quindi chiaro che da parte nostra c'è voglia di aggredire la partita, di provare a vincerla, sapendo appunto che sarà una partita molto difficile, anche di nervi, anche di situazioni in cui dovremo essere bravi a gestire durante tutto l'arco della gara, perché comunque si farà sentire anche la stanchezza, il caldo, che è molto caldo in questo momento, quindi tanti fattori che incideranno sulla gara, ma noi è normale che dopo quello che abbiamo fatto fino adesso non ci vogliamo fermare. Dobbiamo giocare la partita serenamente, in maniera libera, senza stare a fare troppi calcoli o dire il destino dipende dalle nostre mani. È una partita, sappiamo che dobbiamo fare bene per vincerla, è una prestazione importante, perché, come ho detto, sia noi che loro ci giochiamo la vita. Domani rientrerà Galano, che forse è giocatore insieme a Memusciai più qualitativo che hanno. È chiaro, dipenderà anche dalla posizione di Galano nello scacchiere tattico. Ultimamente hanno giocato 4-3-3, quindi potrebbe essere una partita molto, non tattica, però dove conteranno molto i duelli, e soprattutto se si giocherà a specchio, e dobbiamo essere bravi a vincere quei duelli, perché riuscire a creare superiorità numerica, riuscire a saltare l'uomo, riuscire magari ad andare a puntarli guardandoli, potrebbe essere la chiave per fargli male calcisticamente, e viceversa dovremo arginare appunto le giocate che hanno con i loro giocatori più tecnici. E a proposito di Serie B, in attesa che si concluda la stagione 2019-2020, ci sono già le date di inizio e di conclusione del prossimo campionato di Serie B. Infatti l'assemblea di Lega, riunita in videoconferenza alla presenza di tutti i club, ha stabilito le date di inizio e fine della prossima stagione agonistica, fissando il fischio di inizio per il prossimo
26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio, in modo da permettere lo svolgimento della fase post-season nel rispetto dell'inizio degli europei. Per quanto riguarda la VAR, è stato sottolineato che la situazione di crisi determinata dal Covid-19 e le conseguenti problematiche logistiche nella ripresa della stagione hanno determinato l'impossibilità di portare avanti in questi mesi il training arbitrale attraverso amichevoli e gare offline, ed è stato dunque stabilito che la formazione della classe arbitrale proseguirà nella prossima stagione, rimanendo fermo l'utilizzo dello strumento tecnologico nelle gare di playoff e di playout della stagione 2019-2020 che sta per andare in archivio. E noi scendiamo in Serie C, un fulmine a ciel sereno: il presidente del Teramo Franco Iachini con un comunicato annuncia la possibilità di non iscrivere il Teramo al prossimo campionato di Lega Pro. Inascoltati, dice, gli appelli al territorio, il massimo dirigente biancorosso sembra pronto a gettare la spugna. Colpo di scena in casa Teramo, il presidente Franco Iachini dopo giorni di silenzio torna a parlare e lo fa con un comunicato nel quale per la prima volta minaccia davvero di non iscrivere la squadra al prossimo torneo di Lega Pro. Il tutto si legge a pochi giorni da improrogabili scadenze sportive con infinito rammarico e dopo i tanti investimenti e sforzi profusi, nonostante la ferma volontà tesa a salvaguardare il patrimonio faticosamente costruito in questi anni e a portare la Teramo Calcio su livelli importanti. Il tutto dopo che la situazione stadio sembrava essersi sbloccata definitivamente. Ma evidentemente così non sembra, perché, continua Iachini, il comune di Teramo ha chiesto a Soleia con urgenza una nuova fideiussione dell'importo di oltre 825.000 euro dopo quella volturata dalla precedente gestione. Inoltre, continua il comunicato, ci sarebbero delle opere edilizie previste nella convenzione del 2006 che non sarebbero state ultimate e che ammontavano a circa 2 milioni di euro e la cui realizzazione oggi, continua il comunicato, sarebbe ancora più onerosa. A questa gravosa situazione, conclude Iachini, si somma anche l'assoluta indifferenza del territorio ai miei appelli. Le richieste avanzate al comune e alla provincia di Teramo, nonché ai politici e agli imprenditori teramani affinché sostenessero il sottoscritto nell'affrontare il prossimo campionato pieno di incognite a causa dell'emergenza Covid-19 e delle inevitabili conseguenti crisi economiche che tutto il paese sarà chiamato ad affrontare, sono rimaste inascoltate. Una valutazione ben ponderata che, per quanto dolorosa, continua il presidente biancorosso, deve necessariamente e improrogabilmente assumere. Insomma, altro che mercato, quello che sembra battersi sul diavolo è una vera e proprio a scure che rischia di minare il futuro prossimo del club biancorosso. E mentre tutte le squadre stanno pianificando la prossima stagione, pur tra mille difficoltà, per il Teramo l'ennesima turbolenza di una presidenza dalla breve storia, solo un anno, ma dai tanti, troppi scossoni. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine Facebook. Così come vi ricordo che questa sera alle 21 torna puntuale l'appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Questa sera grande spazio alla presentazione di oggi del Giro d'Italia che si correrà nel mese di ottobre. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.